insieme a livello nazionale. E a Terni che vinca il migliore, e io penso che il migliore sia il candidato della Lega del centrodestra. Comunale a parte, l'obiettivo può essere l'Umbria del 2020 con voi. Una terra stupenda che ha bisogno di strade, ha bisogno di treni, ha bisogno di attenzione al turismo, all'agricoltura, al commercio, alla struttura sanitaria e agli ospedali, quindi merita tanto e da questa sinistra ha ricevuto poco. Perché ha bisogno anche di una centralità ha bisogno di normalità, di onestà, gli ultimi amministratori abbiamo visto che fine ha fatto, di competenza. L'onestà senza la competenza non basta, e i sindaci della Lega, che sono centinaia in tutta Italia, dimostrano che all'onestà aggiungono la competenza, e quindi sono sicuro che il sindaco di Terni sarà la tigre. Sono ben contento di poter iniziare a collaborare con lui, soprattutto su tema della sicurezza. Come sono questi match locali con i 5 Stelle rispetto al governo del cambiamento? No, a livello nazionale sono contento di queste prime 3 settimane, penso che stiamo facendo di più in questi 20 giorni quello che ha fatto la sinistra in 5, 6, 7 anni precedenti. Poi rimane tantissimo da fare, però sono contento della compattezza e della partenza e del fatto che gli italiani abbiano ritrovato orgoglio e dignità in un governo che li difenda. Aspetta, la Francia questo però non ti piace. Se Macron la finisse di insultare ed esercitasse in concreto la generosità di cui si riempie la bocca accogliendo le migliaia di immigrati che l'Italia ha accolto negli anni scorsi, sarebbe meglio per tutti. A pochi metri c'è un presidio antifascista, cosa rispondete? Mi fanno tenerezza, fascismo e comunismo sono da studiare sui libri di storia, non torneranno negli uni negli altri, però si vede che non gli interessava Argentina-Croazia e quindi fanno gli antifascisti, ma se stanno tranquilli ognuno può fare l'antifascista, l'antirazzista, l'antimarziano, l'anticolone si vuole.